Ed eccoci qua, come promesso, abbiamo un ospite che ritorna perché c'è un'occasione. È uscito il suo ultimo libro dedicato ad una figura che può farci da guida e può essere un nostro esempio da seguire. Possiamo riflettere appunto in questo mese di maggio, in questa giornata in particolare, visto che è anche la festa delle mamme, su di noi attraverso la figura di Maria, protagonista appunto del nuovo libro del professor Michele Liceto, che ritroviamo in collegamento. Ben trovato, professore. Bentrovati a tutti. Allora, riflettiamo su di noi grazie all'uscita di questo suo nuovo libro che porta questo titolo, Parola di donna, la figura di Maria in Don Tonino Bello, un'accoppiata vincente. Sì, Don Tonino ha scritto tantissimo. Una sezione importante dei suoi scritti sono i cosiddetti scritti mariani, dedicati alla figura di Maria. Però Don Tonino rilegge la storia, la vicenda umana e di fede di Maria attraverso un approccio totalmente diverso, assolutamente per niente bigotto, devozionistico, ma molto umano, esistenziale. E lui ha avuto il merito di creare dei neologismi mariani, cioè ha creato dei nuovi titoli di Maria. Il titolo che li riassume tutte e uno: Maria, donna dei nostri giorni. E quindi lui analizza Maria, e io nel mio libro cerco di dare voce a questa sua rilettura stupenda, anzitutto attraverso tre grandi categorie. Maria come donna, Maria, tutta la femminilità di Maria, Maria come sposa, perché Maria è stata il primo titolo che il Vangelo attribuisce a Maria. È promessa sposa di Giuseppe. Quindi è importante questo fatto qui di Maria come donna che si è innamorata di un uomo, forse perché credeva nell'amore umano, un amore umano illuminato dall'amore di Dio. E poi, terzo grande titolo, Maria Madre. Maria Madre, doppiamente madre, prima madre di Gesù e quindi dopo in Gesù, madre dell'intera umanità. E di passaggio, madre, uno dei titoli più belli dell'ecclesiologia del Vaticano II, è madre della Chiesa. Quindi Don Tonino ha avuto questa grande saggezza, sapienza di leggere Maria in questi tre grandi codici: donna, sposa, madre. Don Tonino. Invece il professore Liceto, autore di questo libro, la definisce anche, ma sicuramente riprendendo appunto il vescovo, donna feriale, donna del primo passo e donna di comunità. E in questo momento donna di comunità forse è quello, il titolo più forte che si può dare, perché ci insegna che è vero, non possiamo salvarci da soli e da soli siamo nessuno. Sì, Don Tonino ha due o tre titoli che possono essere collocati in quest'area. Maria è donna di comunione, è donna di frontiera, è donna del confine e quindi donna di comunità, cioè colei che ha sperimentato dentro di sé tutta la grande ricchezza della comunità trinitaria. Fondamentalmente è tutta la Trinità che entra in Maria nella figura di Gesù. E quindi Maria è icona. Don Tonino gioca molto su questa esperienza trinitaria di Maria, cioè Maria, diciamo, che puoi trovare a conferma nella predicazione del figlio. Poi Maria è dono di comunità perché Maria è figlia del suo villaggio. Maria è dono di comunità perché va a trovare Elisabetta e quindi tiene forti legami familiari. Maria è dono di comunità perché è interamente inserita nel contesto della comunità dei dodici. Maria la troviamo nel Cenacolo. Maria è donna di comunità perché tiene insieme la famiglia nei momenti difficili. Pensate, anche il rapporto con Giuseppe. I documenti della Chiesa ci dicono che la prima comunità era la coppia e lei rischiava di perdere Giuseppe, poi ha avuto pazienza con Giuseppe, gli ha dato il tempo di capire. Poi quando Giuseppe è arrivato a capire, lo ha riaccolto e lo ha aiutato a diventare padre. Bello come è Maria che aiuta Giuseppe a capire quello che sta accadendo, perché alla fine Giuseppe non ha capito niente. Poi Maria è donna di comunità soprattutto perché tiene insieme una famiglia complicata, quella di Betlemme, di Nazareth. Non vediamo
in maniera idilliaca, e sono stati momenti di prova, l'esilio in Egitto, la persecuzione di Erode, ma anche la perdita di Gesù. Pensate quando Maria perde Gesù nel Tempio, tutti e due tornano ansiosi, preoccupati di aver perso Gesù. I genitori di oggi avrebbero litigato tra di loro, tu sei stato, io hai visto, invece no, ecco. E poi Maria ancora è donna di comunità perché è donna profondamente, Antonino la chiama colei che vive la cittadinanza attiva, cioè colei che spinge anche a ricucire i legami del vicinato, della familiarità orizzontale. Quindi Maria profondamente, fondamentalmente il segreto di Maria è che poteva essere in comunione con tutti, con tutti. Donino dice sicuramente che Maria ha accolto molte donne che andavano incontro a Gesù, pensiamo alla Maddalena, alla prostituta. Quindi Gesù che accoglie le donne lontane, Maria che accoglie queste donne accolte dal figlio. E poi, straordinario, sotto la croce Maria accoglie tutta l'umanità in quell'invito che fa Gesù, no? Dice donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Ecco, in questo senso Maria dice tanto, dice sì. Tanto e molto di più di quello che tutti noi insomma possiamo immaginare. Professore, quindi in rilievo la sua femminilità, diceva donna, sposa, madre, alle prese con le difficoltà della vita e del suo tempo, anche dal punto di vista antropologico quindi. Cosa può dire alla donna di oggi Maria? Soprattutto in questo periodo in cui fa davvero da collante, da ponte, può essere vista in diverse maniere, in diversi modi. Ci sono due o tre titoli straordinari che dicono tutta la femminilità, la grandezza della femminilità in Maria. Don Tonino legge Maria come la nuova Eva, la donna caduta, la femminilità offesa, calpestata col peccato di Eva, ritorna autentica in Maria. Maria è il compimento della femminilità pensata da Dio. Non dimenticate che Dio crea Eva dopo Adamo, ma non perché sia inferiore, anzi, perché è con Eva che si chiude il circuito della creazione. Ha tre titoli che a me piacciono molto per mettere in evidenza tutta la femminilità di Maria. Anzitutto la chiama donna dell'attesa. Qui riprende, per esempio, è stato ripreso ultimamente dallo psicanalista lacaniano Recalcati. Recalcati dice che l'attesa è la metafora della madre. Solo le donne sanno aspettare in maniera più forte, perché una donna che vive la gestazione dei 9 mesi è stata abituata ad aspettare questa vita che sta nascendo. Non ha fretta, non mette fretta alla vita, non fa i calcoli. La donna vive questo rapporto, l'attesa è il tempo in cui la lontananza si fa vicinanza e in cui noi diventiamo stranieri di questo cammino che si compie. E poi c'è un altro titolo bellissimo. Ah, ecco, a me piace questo, che come donna dell'attesa Maria ci porta, come ho detto nel mio titolo, oltre la disperazione dei ritardi. Maria sa reggere l'urto del ritardo. Noi di fronte al ritardo ci disperiamo, lei invece no, perché lei si fida di colui che anche se è in ritardo, prima o poi verrà. Poi Maria è donna del primo passo, bellissimo. Cosa vuol dire donna del primo passo? Non è quella che si nasconde dietro la folla, è quella che prende l'iniziativa pagando di persona. Maria si è esposta, Maria si è messa in gioco, rompe la paura di fare da apripista. E poi c'è l'altro che è stupendo, anzi altri due, Maria donna del primo sguardo e Maria donna gestante. Ecco, come donna gestante Maria la vedo tra le case come donna generativa, che genera speranza, e donna del primo sguardo sono gli occhi che si pongono sulla soglia del mistero. Bellissimo. Questi sono i titoli che un po' ho modificato dei titoli di Don Tonino. Certo, poi magari ecco, per approfondire sarebbe l'ideale leggere il suo libro. Sì, ogni capitolo è un percorso, è una finestra. Ci vorrebbe la sua chiave di lettura per tutte le donne, esatto, della società, sì, e non solo. Ecco. Ogni giorno un collegamento per avere la sua chiave di lettura. Benissimo, noi avevamo poco tempo per farlo, ma non potevamo perdere questa occasione in questa giornata, in questo mese e in questo tempo che stiamo vivendo, in cui abbiamo bisogno, ecco, di ripartire. E Maria è il classico esempio, anzi l'esempio per eccellenza, che ci dà appunto per ripartire, per rinascere. E, insomma,
in questo momento, più che fermarci, più che arrivare, dobbiamo proprio ricominciare. Professore, grazie. Ci vuole ricordare grazie anche la casa editrice del libro? Sì, è l'editrice La Meridiana. Il libro si trova su internet. Su internet oppure nelle librerie. Parola di donna, la figura di Maria in Don Tonino Bello del professor Michele Liceto. Grazie, al prossimo scritto. Grazie a voi. Grazie. Grazie.